fianco. Ci risiamo, il match da non sbagliare, la partita senza ritorno, la gara dell'anno, insomma, chiamatela come diavolo vi pare, il Teramo a Fano però non può proprio sbagliare, vincere significa blindare o comunque avvicinarsi in maniera decisa alla salvezza, nessuno l'avrebbe pronosticato, almeno non di nuovo, non con le stesse modalità al limite dell'autodistruzione, ma evidentemente è così, ultimamente a Teramo si viaggia sul filo del rasoio, l'aiuto della tifoseria ci sarà, quello che si prepara un vero e proprio esodo, più per la città che per la squadra e la società, che ce l'hanno messa davvero tutta per portare i propri sostenitori allo sfinimento a furia di pareggi, di scuse, di rinvii. Alla fine è tutto uguale a come è stato e come, molti temono, sarà anche in caso di permanenza. Ma la categoria, adesso, la città l'ha capito, è più importante. Poi si faranno i conti, come sempre, alla fine, al risultato acquisito, quando sarà chiaro che campionato farà l'anno prossimo il Teramo. Se dovrà tornarsene nell'inferno del dilettantismo oppure continuare tra i professionisti, tutto in 180, anzi, probabilmente 90 minuti, a Fano, che non evoca grandi ricordi, perché ti fermi e pensi a Lamberto Zauli cacciato per la seconda volta dopo il 2-0 del febbraio scorso, non una vita fa, o poco più di un anno, pensi a quel Giordano Fioretti sedotto e abbandonato dal diavolo, che gli preferì chiunque a gennaio, come ha fatto quest'anno, discorsi ormai, triti e ritriti, non servono combinazioni di risultati o calcolatrici, Teramo deve prendersi 3 punti, per giocare senza assilli con la regia. Poi si tireranno le somme e non ci sarà da sorridere per nessuno. Buon martedì, ben ritrovati con Pro Teramo, un'ora insieme perché ci avviamo davvero al rush finale di questo campionato, un'ora insieme per parlare dei temi in casa biancorossa, perché questa non è una settimana come tutte le altre che abbiamo introdotto con la copertina, insomma sarà una partita senza ritorno, quella di Fano, perché sono le ultime 2 giornate di campionato e perché il Teramo non può proprio sbagliarlo questo appuntamento. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060, che seguiremo in alto a destra, seppur solo con il live match, non lo possiamo far vedere, la semifinale di andata di Champions League tra Liverpool e Roma. Vi dovrete accontentare di noi e magari dando ogni tanto una sbirciata a quello che accade ad Anfield. Salutando Francesco Di Francesco, ciao Francesco. Salve a tutti, buonasera. Ciao. Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, buonasera. E Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao. Vediamo i numeri, soprattutto la classifica, perché veniamo da un turno di riposo del Teramo, quindi i risultati ci interessano relativamente, ma ci interessa la classifica che vede il Padova promosso, vede il Padova promosso con 180 minuti di vantaggio, di anticipo, pardon, sulla San Benedettese che ha quota 52, la Reggiana 51, Reggiana che sarà l'ultimo ostacolo del Teramo dopo Fano e con i risultati dell'ultimo fine settimana, che poi vedremo. Vedremo perché capiremo anche in che cosa sono andati bene al Teramo e in che cosa sono andati male, ma tanto già lo sapete che sicuramente siete in queste cose molto molto più esperti e spesso e volentieri molto più informati di noi. È chiaro che è una partita in cui non c'è un'alternativa, ci sarà un esodo, certamente, prevendita
che è attiva fino alle 19 di sabato. Sono previsti pullman, auto, davvero in tutti i modi. I tifosi del Teramo raggiungeranno Fano. Per una partita, Francesco, parto da te, in cui nella nostra copertina abbiamo detto ci ricorda tanto, non tanto quella dell'anno scorso, in quanto gara di campionato, è che siamo a distanza di un anno a ripeterci sempre più o meno le stesse cose. Ti ricordi l'anno scorso più o meno la gara con il Parma era da non sbagliare, non bisognava fallire l'ultimo appuntamento, non bisognava fallire Macerata, adesso non bisogna sbagliare Renate, non bisogna sbagliare San Benedetto, non bisogna sbagliare Fano, insomma sembra che il tempo si sia un po' fermato. E purtroppo però di tanto in tanto si fa, più che di tanto in tanto, spesso si è fermato pure il Teramo. E indubbiamente questa è la partita più importante, perché tutto passa da questa gara e poi dai risultati delle altre. Certo, potremmo poi ritrovarci domenica sera, lunedì, la vigilia della settimana che ci porterà all'ultima di campionato, magari a fare gli stessi discorsi indipendentemente dal risultato del Teramo Fano, però oltre onde evitare sgradite sorprese, questa è una partita che il Teramo non deve sbagliare. Il Fano è segnalato, anche lo dico nei risultati, in un buon momento, però io dico che nonostante il buon momento del Fano, il momento decisamente non super del Teramo, se la squadra marchigiana è stata tutto l'anno dietro ad un Teramo che ha deluso tutto l'anno, ci sarà pure qualche motivo. Certo, adesso da un po' di partita a questa parte c'è un altro allenatore, il Fano ha un reparto di attaccanti che può fare gol in qualunque momento, perché sono giocatori che nella loro carriera hanno fatto spesso e volentieri gol, però questa resta una partita da non sbagliare. Ora quello che potrà essere il risultato finale è difficile, impossibile anzi prevederlo. Io dico subito che nel Teramo Speranza deve tornare a fare lo Speranza che abbiamo ammirato tante volte, Caidi la stessa cosa, Amadio speriamo che si sveglia dal torpore che lo ha preso dall'inizio dell'anno. È vero che ha giocato poco, è vero che è stato infortunato, ma quando tu sei un giocatore con le qualità che hai, perché a mio modesto avviso Amadio ci ha fatto vedere di avere grosse qualità tecniche e tattiche ed è un giocatore esperto, anche quando giochi poco, anche quando giochi i 20 minuti, la mezz'ora, i 10 minuti, devi provare a dare qualcosa di più. Forse questa volta giocherà dall'inizio, non lo so, ma comunque può dare il suo apporto anche nel creare il clima per la partita, avendo più esperienza di tanti altri giocatori. Speriamo che Gondò, come che si chiama, si liberi da questa paura, perché secondo me adesso il ragazzo ha paura pure di fare le cose più semplici, io magari tentare anche la giocata, perché non gliene è andata bene uno, però che anche lui deve dimostrare di avere più coraggio, un pochettino tutti quanti. Adesso non è più il momento che si può sbagliare, perché se va male a Fano, non lo so se poi, bisogna vedere i risultati delle altre, non lo so se poi che cosa può succedere con la Reggiana, che dice vabbè, non deve più vincere il campionato, ma magari potrà giocare per fare seconda in classifica, e la seconda è avvantaggiata prima di tutto perché salta il primo turno. Guarda, ti faccio vedere una cosa, vediamo la classifica. Con il vantaggio del fattore campo nelle altre partite dei playoff. Questa è una partita, questa di Fano, che non puoi sbagliare. Stessi discorsi li stanno facendo a Fano. Certo, ecco perché ti dico. Se vediamo la classifica, il Fano con una vittoria si metterebbe certamente alle spalle il Teramo. Questo è certo, perché andrebbe a 37 e sarebbe irraggiungibile. Il Fano sarebbe irraggiungibile dal Vicenza e magari anche dallo stesso Sant'Arcangelo, se domenica non dovesse vincere. Quindi per il Fano è la partita che potrebbe valere la matematica salvezza, tutto sommato, se vogliamo, però anche per il Teramo,
perché però, non credo che il Vicenza poi potrà vincere le due partite. Speriamo che la giustizia sportiva, che una volta era il fiore all'occhiello dell'Italia, perché tutti quanti ammiravano la giustizia sportiva per la sua rapidità, negli ultimi anni hanno fatto gli sfracelli, e si continua a parlare di altri due punti per il Sant'Arcangelo, ma siamo, oggi è martedì, siamo a 7-5-12 giorni dalla fine del campionato. E se poi questi due punti li daranno il 12 di agosto per il campionato del 2030-2031, questi prima o poi faranno anche qualcosa del genere, perché è un dato di fatto che gli ultimi pagamenti, le incombenze societarie parliamo di stipendi. Aspetta. Parliamo di una parte della contribuzione, siamo d'accordo, che è stata anticipata al 15 marzo. No, di una parte dei contributi, sì, attenzione. Esatto, però questi contributi li dovevi pagare entro il 15 marzo per evitare un punto di penalizzazione. Il Sant'Arcangelo, documenti alla mano, ma per stessa menzione, aspetta, discorso? No, li ha pagati il 27 di marzo, quindi un punto di penalizzazione e recidive sono due punti. Ora, se poi in Italia si fa di tutto erbo un fascio quando si tratta di fare le fesserie, allora io sai perché non sono d'accordo e chiedo a Dania e Andrea di essere d'accordo. Questi sono i dati, sì, però guarda la classifica, ti faccio vedere, mi devi solo dire i numeri e poi faccio rispondere loro due. Quanti punti ha fatto il Vicenza? 34. Quanti punti ha fatto il Sant'Arcangelo? 34. E chi è che ha fatto meno punti di tutti, quindi? Il Teramo. Quindi sei stato già... cioè, tutto l'anno non hai fatto altro che beneficiare, sì, delle penalizzazioni altrui. Siamo d'accordo. Quindi io penso che a questo punto, sì, oggi, 24 aprile, si può anche dire, ok, se arriva la penalizzazione del Sant'Arcangelo, bene, però forse sarebbe preliminare provare a vincere a fare. Cambi tele per pagare 430.000 euro entro il 15 marzo, ha fatto le capriole, lui e gli amici e tanti tifosi del Teramo che hanno contribuito. Quindi non scherziamo, il Sant'Arcangelo non ha pagato entro il 15 marzo, meriti punti di penalizzazione. Questa è storia, ma non che vogliamo inventare. No, ci stanno, no, i dati, che sennò questi potevano pagare entro la fine di marzo. Lui intende, bisogna comunque fronteggiare. Ma cioè, lo sappiamo che il termine è una squadra di cadaveri, no? Beh, no, vabbè, perché la squadra di cadaveri? Perché siamo ultimi in classifica, con sul campo. Scusami un momento, l'hai detto tu adesso, e lo dico nei numeri, io mi auguro semplicemente che i giocatori del Teramo si ricordino di essere capaci, perché molti lo hanno già dimostrato, di giocare una partita sopra le righe, non di sotto. Perfetto. Ania, tu hai scritto intanto occasione clamorosa per Sadio Mané a Liverpool. Si è praticamente... Per la Roma aveva preso una traversa, quindi... Ok, tu hai scritto in settimana, e io sono d'accordo, i risultati del fine settimana che vediamo tolgono ogni scusa. Probabilmente l'hai... una considerazione che vale tra le 16.30 e le 18.30 prima di Sant'Arcangelo Renate. Sì, è un po' esasperata. E di Ravenna Vicenza. Sì, esatto. Che quelli ti hanno detto bene, ti è andata male che il Fano ha vinto e il Gubbio ha vinto pure. Sì, beh, ma io credo che sia arrivato il momento, intanto seconda occasione divorata dal Liverpool, credo che sia arrivato il momento di mettere da parte i calcoli, il fatto di poter dire ci può bastare un pareggio se, ci può bastare anche, ci va bene anche perdere se, no, a Fano il Teramo deve vincere e credo che sia il miglior viatico per provare effettivamente a vincere, paradossalmente, perché se va con la mente scarica di dire ah vabbè a San Benedetto, la San Benedettese è più forte, possiamo perdere, vabbè il Renate è più forte, possiamo anche pareggiare, no, sì, una cosa questa, veramente odiosa con queste scusanti hanno utilizzato, ma no, non le scusanti sono andati in campo con queste, ma no, sono è a livello mentale, Francesco, sì, ma a livello, è chiaro che non lo fai volontariamente, ma inconsciamente purtroppo hai un pensiero di dire, vabbè, ok, non abbiamo vinto, però ci può anche andare bene. E il Teramo si ritrova purtroppo in questa condizione perché spesso e volentieri, purtroppo, durante il campionato ha pensato che potesse andare bene anche un pareggio. Sì, sì. Purtroppo alla fine la dimostrazione è che sì, sono andati bene fino a un certo punto, se avessero dato
valore ai pareggi che sono arrivati con qualche vittoria qua e là. È chiaro, le sconfitte, ma se non hai la forza stanno, per le vittorie, in certi momenti ti devi accontentare in certe situazioni. Ma i pareggi hanno valore, ci sono state alcune sconfitte delle vittorie, che, bravo, ma alcune sconfitte che se tu fossi stato bravo a pareggiarle, oggi con 2-3 punti in più eri già matematicamente salvo. Soprattutto non in hai casa. Evitato quelle sconfitte perché sei debole. Soprattutto perché in casa. Perché nel girone di ritorno in casa hai vinto solo una volta. Che significa? Che hai 1000 problemi e che sei debole. Il Fano è stato tutto l'anno dietro a noi, stava a 7 punti dal Teramo, adesso sta avanti perché al momento opportuno ha trovato la quadratura. Il nuovo allenatore si è svegliato, comunque ha fatto qualcosa in più. Fino ad oggi non è stato capace di fare qualcosa in più, auguriamoci che lo faccia a Fano. L'esasperazione di dire il Teramo a Fano può solo vincere è un'esasperazione, perché magari puoi anche fare calcoli e quant'altro, ma non è una cosa che può dare vantaggio al Teramo, perché nel corso del campionato, ma forse anche l'anno scorso, da quello che mi ricordo, a livello mentale è sempre stata una squadra debole. Deve essere messa, tra virgolette, con le spalle al muro, cioè dovete vincere per cercare di fare bene, devono avere solo un risultato. Paradossalmente mettere pressione, magari se gestita nel corso della settimana dal direttore sportivo, dall'allenatore, che comunque fanno un grande lavoro a bordo campo, può essere effettivamente il miglior viatico, secondo me, per approcciarsi nel miglior modo alla partita di Fano, che è indubbiamente la gara della vita e la gara decisiva per la stagione del Teramo. È chiaro che da la sconfitta dal triplice fischio contro la San Benettese, e qui chiudo Jacopo, credo che abbia un valore fondamentale il lavoro che sono sicura stiano facendo il direttore sportivo e l'allenatore sulla testa dei giocatori. Certo, certo. Tanto in molti a Teramo criticano Gondò, ma voi, per chi non sta guardando noi e non la partita, non avete idea di Sadio Mané, è veramente un giocatore al limite dell'improponibile, perdonatemi, ma non me ne voglia, tanto non ci sente da Anfield, è veramente improponibile, un giocatore inguardabile. Andrea, che avversario si troverà di fronte? Questo Fano che ogni anno, a proposito di storia ciclica che ritorna, ogni anno sembra sempre a un passo dal baratro e poi ogni anno nella seconda parte trova la forza di rialzarsi. Ma non è che sta diventando una forza di questa squadra? Ma non penso che sia pianificato, però c'è evidentemente una abitudine neanche tanto consolidata, perché è il secondo anno consecutivo che Fano fa tra i pro, perché viene dalla Serie D. C'è questo fatto di non arrendersi, di sapere che il campionato è lungo, che ci sono momenti dove magari sei incudine, altri momenti in cui sei martello. Il Fano ha intrapreso una importante rimonta, poi si era leggermente placata, quindi è ripartita e ora ha permesso alla squadra di arrivare a lasciare l'ultima posizione, che era del Fano fino all'altro ieri. Anche la partita vinta a Trieste è la partita vinta da una squadra che sa come arrivare all'obiettivo, nel senso che è stata una partita brutta, spezzettata, certamente non bella, però alla fine la squadra che sotto sotto covava più la volontà di fare il colpaccio ha portato a casa l'intera posta, ed è un successo cruciale. Ora il Fano in teoria ha 2 risultati su 3, ma con una vittoria sostanzialmente va in salvo. Sicuramente il Fano arriva con un'inerzia superiore. Penso che questa squadra, soprattutto dalla cintura in su, sia superiore a questo a questo Teramo, perché il Teramo ha dei valori tecnici anche importanti in avanti da un punto di vista del talento, però poi questo si vede molto poco, perché c'è un centravanti che non fa gol, c'è un giocatore come San Domenico che può essere anche risolutivo ma che al momento è indisponibile. C'è Tulli che negli ultimi anni ha fatto sempre almeno 6 gol e quest'anno quando ne ha fatti uno manco uno. Zero. Chi? Zero. Serve un po'. 2 Coppa Italia. Quindi, speriamo quindi, che si ricordi poi, Tulli che sa fare gol. E siccome per salvarti devi fare gol, tra le altre cose, questa è una grossa penalizzazione. Il Fano lì davanti a gente che
Germinale sarà squalificato, come giustamente ci hanno ricordato. Però voglio dire, ha segnato Rolfini contro il Fano. C'è comunque una topica della difesa della Triestina, certo, che te la raccomando. Certo. Comunque, insomma, il Fano è favorito. Intanto gol di Salah, gol, sì, dell'ex a Liverpool. Gol, che gol! Gol meraviglioso di Salah. Stavamo dicendo, il Fano lo vedo leggermente favorito. Perché c'è un'inerzia positiva che si porta dietro, perché la squadra è in rimonta, che ha completato la rimonta. Vedremo se alle parole corrisponderanno i fatti. Ma tu come la prepareresti, Andrea? Si è sentito dire che i giocatori cercheranno, i giocatori di Teramo vogliono impostare la partita per vincere, e come una finale. Vedremo se alle parole seguiranno i fatti, perché finora, insomma, i fatti sono stati ben altri. È la squadra che ha fatto meno punti, che ha vinto anche di meno. Quindi ora che d'incanto il Teramo faccia tante vittorie è difficile. Come la prepareresti? Ecco. Io metterei la firma, ve lo dico subito, su 4 punti. Io, se fossi Andrea Costantini, e potessi mettere la firma per un pareggio a Fano e una vittoria con la Reggiana. Grazie a Cacicavallo. Però no, dico, se tu fossi responsabile tecnico, cioè tu come la prepareresti la partita? Metterei la firma nel senso che... non mi accontenterei dei pareggi, una vittoria ci deve stare, però chiedere che il Teramo le vinca tutte, le vinca tutte e due, probabilmente è troppo per una squadra che è abituata a non vincere, quindi sarebbe un bel compromesso, è chiaro. Come la prepareresti? Come l'approcceresti la partita? Nel senso, e tu hai detto giustamente 4 punti, ma i 4 punti tu li puoi fare o un punto a Fano e 3 con la Reggiana, o 3 a Fano e poi accontentarti di un punto alla Reggiana. È una mia... No, dico, nel tuo schema predefinito giornate di campionato, se fossi in loro non farei alcuna tabella. Amadio ieri in conferenza stampa ha avuto un passaggio nel quale ha detto: noi negli spogliatoi, coi conti, stiamo diventando matti. Ecco, probabilmente, io capisco che è difficile non fare i conti li farebbero tutti, ma la prima cosa da non fare è avere un approccio da chi fa i conti, cioè bisogna andare a Fano a giocare un tantinello migliore di quello che San Benedetto e di tante altre partite. Una sola cosa, detto, speriamo che si chiudo, una sola cosa va raccomandata al Teramo, due cose. Una, l'attenzione, che nelle ultime partite, soprattutto da un punto di vista difensivo, l'attenzione c'è stata, al di là di qualche sbavatura, ma c'è stata. Ma quello che non si è visto quasi mai è la bava alla bocca, l'ardore agonistico, la voglia di lottare, il sangue negli occhi. Io non so se questa squadra ha qualcosa da dare da questo punto di vista. Se ce l'ha, questo è il momento, perché non ti salvi se non hai l'ardore e la bava alla bocca. Sono degli ingredienti fondamentali per questa, quindi se tu mi chiedi se non ce li hai, se non li tiri fuori in questo momento, è giusto che retrocedi, punto. Ok, rispondiamo alla prima domanda, Francesco, che era diretta a te, poi rispondiamo anche a questa domanda che abbiamo visto sul bomber a 20 gol. È chiaro che fa comodo avere un bomber a 20 gol, però poi è anche difficile beccarlo il bomber a 20 gol, perché ce ne sono tanti che hanno gol. Soprattutto purtroppo nessuno ti assicura che ne faccia 20, cioè, magari l'anno prima l'ha fatto, l'anno dopo no. Se Tulli avesse fatto, dico Tulli per dire, uno dei giocatori che quando è stato acquistato c'era soddisfazione da parte di tutti, avesse fatto la metà dei gol fatti l'anno scorso, quindi 3 sono le cose che voglio da te, diceva una volta la canzone di quando ero piccolo io dico che 3 punti in più forse ce l'aveva, perché 3 sconfitte forse si tramutavano in tre pareggi, o magari una delle 3 sconfitte in una vittoria, e con 3 punti in più oggi forse eri già salvo. Però, ma poi guardavi a queste ultime due partite con un occhio diverso. Però non era questa la domanda a cui volevo farti rispondere, perché non era questa la domanda indirizzata a te da casa, ma era un nostro telespettatore ci scriveva: Francesco, ammettiamo anche, adesso provo ad andare a memoria, ammettiamo anche che ci salviamo, ma poi ci sarà la prospettiva di una continuità societaria? Chi se ne frega, qua, la partita dentro o fuori, ma il futuro societario, ovvero se ci salviamo e poi non ci iscriviamo, che senso avrebbe? Ci scrive Paolo, è una domanda da casa. Paolo è uno che ci segue da anni, io lo saluto anche se non lo conosco, ma in questo momento non c'è da pensare al futuro, perché non sai che futuro è.
credo sia sia la Serie C o malauguratamente la Serie D. Non c'è da pensare a tu devi pensare okay, a no, restare no, era solo questa, per rispondere alla in domanda. Questa categoria, poi il futuro societario può darsi che Campitelli lo garantirà, può darsi che troverà qualcuno che lo affianca, tutto può succedere. Certo. Però adesso devi pensare solo intanto a non perdere a Fano. Certo. Intanto non perdere la Fano, certo, se vince a Fano, come ci stava dicendo Ania, è meglio perché poi con la Reggiana una partitaccia. È logico che è meglio, di solito è meglio l'uovo oggi, la gallina domani, chiaro. E io a uno gli rispose, vabbè, intanto mi dai l'uovo oggi, poi se domani trovo la gallina me la mangio tutto quanto. Che ragionamento è? Però abbiamo il Teramo ha la forza per andare a vincere a Fano? Non lo so. Ma domenica giocavara, Sania, lo chiedo a te perché non so se tu lo sai. Se gioca Vara si intende, no, ma soprattutto perché c'è ancora. Non avendo la palla di vetro, no. Oggi è martedì. Oggi è martedì, diciamo che siamo ancora veramente. Allora, se Varas visto a San Benedetto, anche se Palladini ha un debole per Varas, non credo. Perché a prescindere dall'errore grave sul primo gol commesso per l'appunto contro la San Benedettese. Manca un po' quel Varas che riesca anche a spingere, manca a dire la verità da qualche settimana, non è proprio brillante dal punto di vista fisico. Veramente può darsi che la memoria non mi assiste, ma io sto, non l'hai mai visto. Questo Varas da 6+, capito? Non io, da 8, da 6+, non l'ho visto mai. È come lui, e ti posso fare una controdomanda, quando hai visto Varas giocare da interno di centrocampo? Beh, all'inizio qualche partita l'ha fatta. Ah, ok, ma bene. Nel computo generale, diciamo, quante volte l'hai visto? Nel computo generale. Non hai visto praticamente mai, te lo dico io. Io non li assolvo, guarda, ma a me. No, ma non è assolvo. Perché invece di giocare l'anno scorso. Però bisogna fare una valutazione. Che gioca fuori ruolo. Però bisogna fare una valutazione. Che non passa solo ed esclusivamente dai due direttori sportivi e due allenatori hanno fatto gli sfragelli. Però non puoi fare una valutazione. Allora, perché altrimenti allora si torna al discorso che facevamo prima. Allora, il Teramo è ultimo, è la squadra più scarsa di tutte e chiudiamo, cioè stiamo parlando di nulla, a Fano non c'è partita. No, se fai una valutazione solo sulle quantità, sui numeri e sulle statistiche, questo è tutto. Io faccio nei numeri. Cioè tu devi anche considerare all'interno di un gruppo che tu hai giocato con un giocatore che per fortuna era Varas, che si adatta un po' ovunque, non so, Andrea, io ti posso d'accordo? Dire che Vendola quando gioca a destra è 10 volte più utile di quando gioca a sinistra, però a sinistra il suo contributo minimo lo dà. Per esempio ti potrei dire, io Varas... Ma Ventola è comunque che a un sinistra esterno. È una lacuna e di conseguenza la va a colmare Ventola che comunque... Appunto, che gioca anche lui in un ruolo non suo, però un minimo di contributo positivo il più delle volte l'ha data. Ma dico Varas, ma per dirne tanti altri. Ma perché Speranza Ventola fa comunque l'esterno. Ventola fa comunque l'esterno, può cambiare fascia. Varas è un giocatore preso per fare la mezzala, che poi si può adattare come esterno d'attacco, come esterno di difesa, esterno tutta fascia, perché lui, come dice Palladini, è un giocatore positivo, comunque ti dà il suo contributo, ma Varas ha un ruolo ben preciso e per quello era stato preso. Gli si dovrebbe fare un monumento perché si è sobbarcato un'intera stagione da esterno tutta fascia per le incompetenze altrui, quindi bisognerebbe anche ringraziarlo. Le incompetenze e gli errori commessi da Repetto e Asta e da Palladini e Federico questo hanno indebolito il Teramo. Però questo è un discorso che, come vedi, quando si criticano giocatori o un giocatore o più giocatori, tu dici io non li assolvo, tu puoi anche non assolverli, però ma non li assolvo perché non hanno mai. Speriamo che lo faranno a Fano e con la Reggiana. Bravi, a quel punto uno gli dice grazie, certo. Arrivederci e speriamo che la maggior parte se ne va, eccetto i giovani. Non li assolvo perché, come diceva prima, e purtroppo se quelle sono qualità, la grinta, la combattività, la rabbia, il furore agonistico, tutto quello che è. Se ce l'hai, ce l'hai, se non ce l'hai. Io credo che li migliori squadra... con l'allenamento, però a tutto c'è un limite, insomma, no? Anche perché giochi con un avversario che tecnicamente è quasi
io non voglio dire uguale a te, ma è quasi del tuo livello, perché io credo che se si gioca altre 100 volte Spal Juventus, la Juventus vince 100 volte, se si gioca altre 100 volte Milan Benevento, il Milan vince. Sì, ma... oh, allora ci sono delle partite che si possono vincere anche se sei inferiore, perché magari la squadra riesce a dare quel qualcosa in più che non ha dato in altre partite. Tanto attenzione, raddoppio, sempre Salah 2-0, mamma mia che giocatore, ragazzi. Dei contropiedi del Liverpool. Una domanda, vorrei giudicare Federico e Palladini, da squadra costruita da loro, questa squadra non li rappresenta, il mercato di riparazione non fa testo. Aspetta un attimo che lo rileggo meglio, Maurizio, perdonami. La squadra costruita da loro, questa squadra non li rappresenta, il mercato di riparazione non fa testo. Ah, ok, sostanzialmente c'è una semi-assoluzione, sostanzialmente. Dice, questa è una squadra non costruita da loro e il mercato di gennaio non può essere... Non iniziare così. È il mercato di gennaio, è comunque un mercato circoscritto. Ma la Marchese va tutto bene, guarda l'uscita in portiere. Ad una tempistica ristretta. Allora parto da quello che è più lontano da te, da Andrea. E ti togli Barbuti, che non stava dando nulla, e hai preso Kondo. Ok, non è che però bravo, no. Ma hanno presentato Panico come che sembrava un fenomeno, e sto Panico dove sta? Poi che hanno preso? Aspetta, ma mi fai far rispondere ad Andrea. Poi vengo da te. Abbiamo preso San Domenico, che alcune volte Palladini non l'ha fatto giocare e poi lo sostituiva sempre. Okay. San Domenico, siccome ci aveva fatto due gol con l'Agro, 2, 3, 18, non lo so. Parliamo di San Domenico. Se ok, Andrea. Io sul messaggio vorrei rimanere. Qualche responsabilità sicuramente c'è da parte del direttore sportivo nel computo del mercato, però voi sapete bene, a me non piace fare questo discorso in questo momento, perché ho più volte detto che in questo periodo conta più vedere quello che fa la squadra piuttosto che rivangare vecchie responsabilità di cui abbiamo più volte parlato, ma lì la responsabilità è da parte del presidente, che ha fatto un cambio, non doveva fare il cambio. Ma se lo doveva fare, lo doveva fare prima e non farlo quando il mercato stava per chiudere di lì a 7-10 giorni, perché comunque l'impostazione del mercato, cioè c'è un giocatore come San Domenico che magari era di competenza più di Repetto, poi questo colpo è stato concluso con l'avvento di Federico, che poi ha preso altri giocatori, cioè nel frattempo cambiava anche l'allenatore. È chiaro che questo è stato uno dei tantissimi errori, probabilmente uno dei principali in questa stagione, però io andare in pubblicità. Però chiaramente qualcosa va imputata anche alla nuova direzione sportiva. Certo, ci fermiamo per la pubblicità tassativamente. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci qua, seconda parte di Proteramo. Anja, con te invece voglio parlare un po' dell'esodo che attende i tifosi del Teramo. Perché nella scheda io ho fatto una specie di distinzione. Poi rispondiamo, anche perché non lo sappiamo, perché fa così poche interviste Sandro Federico, ne avrò contate un paio in 3 mesi di quelle a fine partita. Inizialmente quando è arrivato poi insomma non credo che ci sia un motivo sostanziale per cui a fine partita di solito quando la squadra va è il direttore sportivo a metterci la faccia, quando la squadra va proprio male, certo. Magari non si è mai arrivati, forse sì, in un paio di occasioni a quel punto, ma ha preferito non parlare. Palladini, come si fa a non far giocare titolare al posto di San Domenico Fratangelo? La miglior punta che abbiamo, Golotti, grande allenatore, l'ha capito, l'ha messo titolare, ci siamo salvati, basta coi brocchi, se ricordo che l'anno scorso proprio Golotti... Con Golotti non giocava il ruolo di centravanti, perché non è un centravanti. Proprio Golotti tirò le orecchie a Fratangelo dopo... Ci fu il caso Fratangelo. Esatto, proprio ma con comunque Golotti. Fratangelo non è un centravanti, se metti Fratangelo e Palladini al posto lo di Kondo sei ancora più debole, ma soprattutto... No, forse più debole, no, ma soprattutto metti il ragazzo in condizioni di non poter fare quello che sa fare. Benissimo. Anja, torno da te. Che le qualità, perché noi nella scheda, parlando dell'esodo, perché si prevede, siccome è trasferta libera, quindi si prevede che saranno tantissime a raggiungere Fano. Però, te che sei di Teramo, più di tutti
come Francesco ci puoi dire se abbiamo centrato quello che sarà lo spirito della tifoseria del Teramo, che va a Fano per difendere la categoria della città, non tanto della squadra, a cui si è un po', di cui si è un po' disamorata, parliamoci chiaro. Cioè, questa grande risposta è più fatta, come posso dire, per difendere i galloni della propria città all'interno, sì, di una categoria professionistica. L'abbiamo interpretata bene? È una questione di orgoglio cittadino in primis, secondo me, che poi passa anche attraverso, per forza di cose, una squadra che va in campo e che si spera possa rendere al meglio sia domenica che poi il 6 maggio contro la Reggiana. Però sì, dovrebbe esserci effettivamente una mobilitazione, perché si respira un po' da giorni, anche dalla scorsa settimana, con delle iniziative che dovevano portare dei tifosi anche in treno a Fano, poi questa cosa è tramontata, c'è quella, l'iniziativa del club biancorosso, e a ieri doveva essere completato più o meno il primo pullman. Si sta vedendo se farne un secondo, se si riesce a farne un secondo, a reperire il mezzo necessario. Però è chiaro che comunque pullman, treno, quant'altro, Fano non è molto distante, ecco, quindi mi sentirei comunque di dire che poi chi effettivamente ha la possibilità di partire, di prendere, partire macchine, insomma, mettiamoci d'accordo, mettetevi d'accordo, fate un gruppo e poi si può. C'è stata una grande risposta da parte dei tifosi. Sì, sì, a San Benedetto. Beh, dicendo, è vero che San Benedetto sta qui dietro l'angolo. Però più vicina, insomma, Fano, c'è una storica rivalità, però credo che a Fano ci sia bisogno di una risposta ancora superiore, a prescindere poi da quello che è la squadra, da quello che è l'allenatore, a prescindere da quello che è il direttore sportivo, infatti, il presidente, bene, soprattutto. Per difendere la squadra della propria città, la squadra che uno ama, che il tifoso ama, la squadra, orgoglio, in quanto Teramo. È una delle poche cose che è rimasta a Teramo, parlando insomma sinceramente. Quindi di conseguenza va difesa, e poi ovviamente bisognerà a fine stagione, sperando che vada tutto per il meglio per il Teramo, fare dei conti, fare un bilancio e vedere come andare avanti. Ma questo, come dicevi tu Francesco, si vedrà poi successivamente. Io credo e mi auguro, soprattutto per il Teramo, che effettivamente mobilitazione ci sarà. O passando, tanto facciamo vedere la locandina, perché mi sono dimenticato di farla vedere, proprio quella del club biancorosso che ci avevano inviato, non so se riusciamo a vederla, eccola qua, il pullman al costo di 5 euro per i numeri e le prenotazioni, ma questa è la locandina. Tra l'altro è un prezzo molto basso, sì, ma davvero, dato proprio dallo sforzo di un club che comunque storicamente è vicino al Teramo e che ulteriormente ha confermato la vicinanza anche in occasione di quella che in tutto e per tutto la gara della vita al momento del Teramo. Quindi di conseguenza, o con pullman o con auto o con qualsiasi altro mezzo si voglia andare, credo e mi auguro che insomma effettivamente esodo ci sarà, anche per dare un segnale importante di vivacità della città, perché di vivacità ce n'è ben poco ormai a Teramo, e magari quello può essere un'occasione per dimostrare che Teramo soprattutto è ancora viva. Assolutamente, peraltro seguirai te per noi la partita del Mancini di Fano. Ovviamente diamo l'appuntamento a chi, speriamo siano in pochi che non possono andare a Fano, perché insomma è una trasferta relativamente vicina e anche libera, quindi sostanzialmente se potete magari raggiungete Fano. Però per chi non potesse, ovviamente noi la racconteremo pre, durante e anche post, sia chiaro. Domenica saremo in diretta perché la partita inizia alle 14.30. La nostra Ania è in collegamento da Fano praticamente dalle 14.10, anche prima, per dare le ultimissime di formazione, magari se riesce a centrare anche qualcuno. Quindi per chi non potesse, ovviamente ci sarà un diretta stadio che parte prima, perché avrà tantissimo spazio per Fano Teramo. Poi ovviamente anche la Serie D, e poi la sera l'Abruzzo del pallone, l'apertura sarà proprio su Fano Teramo, perché è una partita davvero importantissima. Andrea, dovevi concludere? No, era un'idea di formazione, ma ne parliamo dopo. Ok, Andrea, ti scrivevano, ma perché non abbiamo, visto che non abbiamo un attaccante vero e proprio, non si può giocare tipo con il falso 9
come gioca il Napoli con Mertens, anche se adesso viene da dire sì, il Napoli ha giocato col falso 9, però poi a un certo punto quando è tornato Milik, ma deve avere un giocatore che ha le caratteristiche, il falso 9 nasce con la Spagna, con Fabregas, se non ricordo male. Sì, sì, e sì. Fabregas nasce anche con, se permettimi, con la Roma di Spalletti. Ok, con Totti. Con Totti per Rotta, okay. Totti ai tempi non era una volta era anche Amantino era un Mancini faceva il centravanti. Ecco, però questi sono tutti giocatori. Ma questa, posso dirlo in dialetto la frase? Sì. Ma state fuori di testa in Italia? No, fammi. Ma state fuori di testa oppure state che cosa? Si avete nominato Fabregas. No, vabbè, ma è chiaro che tutto va. Chi ci gioca? Allora, dimmi chi chiede di giocare all'interno come falso 9. Col numero 9. Allora, avanti. Come un attimo. Interpretatore, fate una domanda. Fallo rispondere. Per cortesia, io sto facendo questa considerazione perché Fabregas, ad esempio, è un centrocampista che veniva messo a fare il centravanti. Se per falso 9 intendiamo il Mertens, che era un esterno portato in mezzo, è un conto. Se intendiamo un centrocampista portato a fare il riferimento avanzato, è un altro. Sì. Comunque sia, comunque la mettiamo, il Teramo non ha un centrocampista che può fare questa cosa. Potrebbe avere forse Panico, lo ha fatto Fratangelo a Ravenna, ma il problema per il Teramo non è il riferimento offensivo. Lo è molto molto in parte. Il problema è che il Teramo non sviluppa gioco offensivo. Esatto. Quindi se tu hai il Fabregas di turno, non per far arrabbiare Francesco, sviluppi gioco in un certo modo e hai un attaccante anomalo che ti permette di con i suoi movimenti e anche in fase di rifinitura ti permette di far inserire gli altri attaccanti, gli esterni, è un conto. Ma siccome il Teramo non ha grande fase offensiva, anzi non ce l'ha per niente, chi ci metti davanti ha problemi. Se poi il centravanti che metti ti dà una mano perché si impegna, fa sportellate, ma quelle poche occasioni che ha, perché bisogna riconoscergli che ha pochissime occasioni, le sfrutta anche male, e i problemi poi si dilatano. Certo, assolutamente chiarissimo. Il problema è il Teramo e il centrocampo ci scrivono da casa, e io sono d'accordo con quello che dice Andrea. Francesco, al netto del fatto che bisogna fare un discorso relazionandolo rispetto a quelli che sono i valori di un Barcellona, di una Roma e di un Teramo, siamo chiari. Sì, il problema, ma le qualità dei giocatori che hai, non c'è nemmeno un esterno. Tu dici, chi ci metti a fare il fassone? Bacio Terracino non è in grado, Fratangelo non è in grado se gioca lì al centro. Però qua ti tirano le orecchie, attenzione, ti dicono dai dei giudizi, sei abbastanza incompetente di calcio. Dai, aspetta, non ti arrabbiare. No. Dai dei giudizi sui calciatori sempre affettati, soprattutto sui giovani. Per esempio su Carcai lo scorso anno, ma non dimentico quante ne ha dette a Sale e Somirillo. E poi infatti ho detto che quando è arrivato Ugolotti, quando è arrivato Ugolotti è stato bravo e hanno reso Sale e Carcai. Non c'è niente di male, nessuno ha la verità in bocca. E poi giudico in base a quello che vedevo, perché il Carcai e il Sale al simpatico telespettatore, prima che arrivasse Ugolotti, erano due giocatori completamente diversi da quello che abbiamo visto dopo e dal Sales di quest'anno, che è stato uno dei migliori per rendimento costante. No, anche perché voglio chiarire a questo scanso di equivoci, ma lo ripeto, cioè questo lavoro non e è sui giovani, il telespettatore non mi ha seguito negli ultimi 40 anni e battaglie che ho fatto sui giovani, dico, ma proprio in generale questo lavoro non è un lavoro da profeti in cui si esprime un giudizio e poi se si sbaglia oppure se nel corso del tempo poi le cose cambiano, uno deve rimanere a questo qualcuno deve rimanere attaccato al giudizio che ha dato. No, perché se tu vedi che migliora o peggiora quello che si quello vede che, esatto, volta per volta, cioè non è che uno Graziano delle un giudizio prime, Graziano delle prime partite, se ci ricordiamo la partita con il Vicenza, se non vado errato, prendeva palla, la porta avversaria stava alle spalle di Graziano e nemmeno si girava per provare a fare qualcosa, la ridava indietro. Il Graziano di oggi è tutto un altro giocatore, certo, è cresciuto tantissimo. Hai parlato di Speranza, lo andiamo ad ascoltare, l'ho intervistato la nostra Agna. Se ricordasse di giocare come sa, Speranza. Ivane, non è più tempo di girarci tanto intorno a Fano domenica, bisogna vincere. Sì, una partita per noi è fondamentale, non bisogna girarci più intorno, dobbiamo fare la partita perfetta per noi e cercare di portarla a casa a tutti i costi, perché per noi è una finale, quindi dobbiamo farcela. I risultati di domenica scorsa sono andati più o meno bene, non benissimo, te l'aspettavi? Ma comunque tra quattro squadre, diciamo, due sono andati bene, due sono andati male. Magari
Si aspettava il contrario, forse il Bassano e la Triestina contro il Fanel Gubbio, ma invece è successo il contrario. Però, ripeto, non dobbiamo guardare gli altri, dobbiamo prima guardare in casa nostra e sappiamo che domenica è dura e dobbiamo andare a fare lì una lotta per portare a casa il risultato. Come li vedi i tuoi compagni prima di quella che è al momento la partita più importante della stagione? La stiamo preparando già, siccome siamo stati fermi, quindi abbiamo avuto una settimana in più per prepararla. E questo è poco ma sicuro, non sbagliare l'atteggiamento mentale e l'approccio della partita, perché per noi è fondamentale. Perché sappiamo, ripeto, che lì è un campo ostico, una squadra ostica, in cui un campo piccolo è difficile giocare, quindi sappiamo giochi come affrontarli, ripeto, e non dobbiamo sbagliare questo. Quanto hai sofferto in tribuna a San Benedetto? Tantissimo, purtroppo non sono abituato, quindi un'ansia incredibile. Purtroppo è stata una partita storta, perché comunque eravamo partiti bene, poi abbiamo preso gol comunque dopo un po', quando magari non meritavamo, nel senso, però poi il secondo gol in contropiede ci ha dato, diciamo, spianato la strada a loro, però comunque si poteva fare meglio di sicuro, però questa è stata un po' l'annata nostra, però rimbocchiamoci le maniche e andiamo a Fano per fare questa battaglia. Ci dovrebbe essere una vera e propria mobilitazione da parte dei tifosi, sarà un aiuto in più per voi ovviamente. Sicuramente, ma loro sono sempre stati in ogni occasione, lo sanno che comunque per noi è importante il loro appoggio, quindi a noi ci fa solo che piacere, quindi speriamo che non li deludiamo e di portare il risultato a casa. Visto che siamo a 10 minuti dalla fine del programma, vogliamo, Ania, cominciare? Allora, cari furbetti contestatori, volete sempre criticare le scelte tecniche, firmatevi, fatevi riconoscere, non nascondetevi dietro l'anonimato, troppo facile così, ci scrive Mauro Nardi. Ma caro riferito Mauro, agli altri messaggi, sì, non riferito a noi. Non a noi, non ci mancherebbe, ma caro Mauro, purtroppo questo fa parte, insomma, la contestazione, il fatto di poter, anzi noi stavamo cominciando proprio adesso a mettere le pedine, perché poi in realtà ci piace mettere un po' le pedine in mezzo al campo, poi ognuno la fa sua, ma è così. I giocatori del Teramo devono essere 11, anzi 16 leoni a Fano con le 5 sostituzioni. Se si perde senza lottare, li aspettiamo al Bonolis al ritorno. Speriamo che non accada, chiaramente, perché sarebbe davvero poi complicato anche cercare di ribaltare la situazione. Anche perché con la Reggiana, se dovessero fare, come dice il telespettatore, 16 leoni, forse la partita non la perdi e magari la puoi anche vincere. Devono rendersi conto, ma ti pare che non si rendono conto? Ma sì, sì, certo. La San Benedetto era una partita di un'importanza estrema, dice, ma la San Benedettese è più forte di lei. Ho capito, però c'è modo e modo di perdere. Comunque il classico 4-4-2 con una punta di peso e la mezza punta veloce può fare al caso nostro, almeno siamo coperti, ma ormai il 4-4-2 è obsoleto. Io non so, Ania, tu che ne pensi? Io credo che proprio la difesa a 4 adesso, per l'amore della Madonna, la difesa a 4 dopo 8 minuti già ci hanno perduto 8-0. Fermatevi, Speranza e Caidi con la difesa a 4, Buzzaini, Ciun. L'abbiamo visto quest'anno. Le intenzioni di Palladini in questo momento. E allora, quali sono? Ammesso che prima abbiamo detto siamo molto distanti dalla partita, perché oggi è solo martedì, si gioca domenica. Sì, però più o meno. Possiamo fare ipotesi per quello che abbiamo visto a San Benedetto. Credo che ovviamente per una squadra che andrà a Fano per provare a vincere, il primo passo sarà abbandonare il 3-5-2 visto a San Benedetto. Poi se questo vorrà dire tornare semplicemente al 3-4-3 o studiare qualcos'altro, ovvero il 3-4-1-2, non so. Credo che a sensazione abbia un po' il dubbio Palladini, soprattutto per quell'inizio di secondo tempo con Tulli trequartista, che un pochino aveva rianimato un po' la situazione, anche se poi concretamente aveva prodotto ben poco. Però forse un equilibrio, una specie di compromesso, un 3-4-1-2 mettendo Tulli magari alle spalle di Bacio, Terracino e Gondò e coprendo Gonzales sulla destra e Ventolo a sinistra, potrebbe essere un compromesso tra rinforzare un po', giocando quindi con 5 difensori in fase di non possesso, potrebbe essere un compromesso con magari rendere un pochino più offensiva la squadra di davanti. Però è chiaro che ci starà pensando sicuramente l'allenatore. C'è il rovescio della Si parte sempre dal presupposto che il Teramo
almeno a mio avviso, debba vincere obbligatoriamente a certo. Sì, c'è anche il rovescio della medaglia, che giocando con i 3-4-1-2 ti vengono a mancare i due esterni d'attacco che, tornando indietro, accorciano la squadra e rendono meno faticosa la salita dei due esterni di centrocampo, che invece di fare 80 metri a quel punto ne possono fare 40-50, e la squadra a quel punto dovrebbe essere buona sul piano offensivo, nelle idee, e anche un pochettino più corta. Non lo fanno sempre, però vediamo, insomma, vediamo effettivamente poi nei prossimi giorni quelle potrebbero essere le indicazioni. Il problema è un altro, che quando per risparmiare i soldi, quando il calzino si buca nel tallone e tu ce l'avevi dentro questa lo cuci nel tallone e poi si rompe sull'alluce, poi cuci lì e si rompe di nuovo da un'altra parte, quindi... Ok, come lo tiri, la coperta è sempre troppo corta. La coperta non c'è, quello che la faccio una domanda. Spero mentre di essere vediamo... smentito dalla squadra a Fano. Ma... Sì, mentre vediamo, Ania, ti faccio una domanda, perché c'eravamo l'anno scorso, le immagini di Fano Teramo, che anche quella fu una partita decisiva, perché saltò per la seconda volta Lamberto Zauli dopo questa partita. Arrivò Ugolotti, poi la leggiamo questa formazione, teniamola in caldo. Che cosa non deve ripetere di questa partita, che non ha la stessa importanza di quella di domenica, ma era altrettanto decisiva? Ma io direi l'atteggiamento in primis. Credo che anche per tornare al recente passato, l'atteggiamento visto a San Benedetto è stato sbagliato, e poi ha portato anche a errori dei singoli che hanno successivamente portato anche a dei gol. Quello che abbiamo visto a Fano l'anno scorso è ovviamente stato un altro tipo di partita, ma credo che con il minimo comune denominatore di un atteggiamento alla fine sbagliato e un po' troppo passivo. Che poi alla fine, eccezione fatta secondo me per Renate e per l'appunto San Benedetto, un po' di mordente il Teramo nelle ultime partite, in cui comunque erano arrivati anche dei risultati utili consecutivi, l'aveva ritrovato. Come diceva Andrea all'inizio, quello è il primo fattore per provare a fare, è il primo aspetto per provare a fare bene, anche di più di quello che poi sarà effettivamente il modulo tattico, lo schema di gioco che sceglierà Palladini. Tra l'altro, a Speranza ho chiesto se in questa fase, per una squadra che comunque ha difficoltà a segnare, insomma, dovrebbero essere provvidenziali i calci da fermo, sì. Perché è chiaro, le situazioni da calci da fermo con una squadra comunque fisicamente un po' più alta rispetto al passato scelta da Palladini nelle ultime partite, potrebbe effettivamente produrre qualcosa in più sfruttando quei centimetri in più che ci sono proprio nelle situazioni da calcio d'angolo, calcio di punizione e quant'altro. Speranza ha confermato che comunque ci stanno lavorando parecchio, perché è chiaro, quando i gol non arrivano, qualcosa ti devi pur inventare in altre vie. Questa del Teramo a Fano l'anno scorso, a proposito, penso che sia stata l'ultima partita del periodo più brutto del Teramo, tra gli scempi di Zauli, degli altri. Intanto fatemi ringraziare lo spettatore da casa. Jacopo, hai una fidanzata bellissima. Concordo. Però poi la cosa, Jacopo, arrivò Ugolotti che mise le cose a posto. Che certo. Poi. Siamo quasi praticamente. Io non devo dire niente. Misura, Andrea, attenzione, 3-0. Sadio Mané. Oh, gli ho detto, l'ho insultato talmente tanto. Vabbè, e alla fine questo era veramente impossibile. C'è un giocatore sbagliare. Che sta dominando la partita in maniera inquietante. Pazzesco. Inquietante perché è un ex. Pazzesco. E intanto Francesco manda qualcuno lì dove dovrebbe andare. Comunque 3-0 per il Liverpool contro la Roma. Io posso, non so se mi devi chiedere, io rapidissimamente. Vai. Sulla formazione. Ti faccio vedere se ti piace quella che ci hanno mandato. Ok, possiamo vederla se c'è. Non so come sta, e sicuramente nell'ultima parte, anche a ragione, è stato messo un po' ai margini. Però in partite come queste, Stefano Amadio, se è un Amadio vicino al suo rendimento come quello dei bei tempi, concordo. Non lo terrei fuori, perché centrocampo fisico, ok, il dinamismo di De Grazia, ok, ma sono giocatori che... forse certe pressioni non sono abituate a gestirle. Spero che Amadio stia bene
e spero per il Teramo chiaramente, e se sta bene spero che possa dare un contributo alla causa, perché questo è un momento in cui un giocatore come Amadio, lì in mezzo, faro del centrocampo, ma deve essere un faro del centrocampo, perché se l'Amadio visto per gran parte della stagione, no. Se riesce a dare un contributo decente, è il suo momento. Se si sveglia, ho detto all'inizio, se esce dal torpore che lo ha attanagliato, ma pure l'anno scorso, non voglio ricordare quando è che abbiamo visto quell'annata disgraziata che abbiamo visto Amadio brillare, ma Amadio ha le qualità per dirigere al meglio questa squadra che ha 3.000 problemi. Una coppia centrale Amadio Graziano secondo me offre quantomeno le giuste come posso dire, le giuste qualità di Graziano De Grazia, perché non è che entra Maddio qualche punto indurativo e esce De Grazia, che da quando sta giocando bravo e tutto, eccetto i primi due mesi, anche di meno, dopodiché non gli abbiamo visto più fare nemmeno uno spunto, niente, magari lo farà Fano. La difesa, per tornare alla formazione del telespettatore, tutto sommato è la novità di Fratangelo rispetto alle ultime formazioni. Siamo eccola qua, Caidi, Speranza, Milillo, Sales, Ventola, Graziano, De Grazia, ovviamente con Sales e Ventola sugli esterni, Graziano e De Grazia in mezzo, Bacio, Terracino e Fratangelo ai lati di Gondò, anche se in questo caso non voglio correggere il telespettatore, ci mancherebbe, però Palladini, Fratangelo lo vede come prima punta, quindi io temo che in quella posizione non lo vedremo, a meno di situazioni di emergenza che non ci auguriamo. Vediamo il prossimo turno, che sapete a memoria, perché poi in chiusura voglio l'ultima risposta da Andrea. Ovviamente c'è la contemporaneità, 14:30 Fano Teramo, Ferralpi Triestina, Mestre Sant'Arcangio, Ravenna sul Tirol, Reggiana Padova, che è praticamente una partita che conta solo per la Reggiana, Renate Fermana, San Benedettese Albino Leffe e Vicenza Bassano. Riposerà il Pordenone e riposerà anche il Gubbio, che è rivale diretta del Teramo. Andrea, visto che siamo in chiusura, quella di domenica è chiaro che abbiamo detto una partita difficile, complicata, un ritorno importantissima, vitale, tutto quello che volete, poi ci sarà il finale con la Reggiana, ma io ti chiedo, sperando sempre che ci sarà alla fine una salvezza senza neppure il play out, perché è quello che ci auguriamo ovviamente per il Teramo, che è squadra abruzzese, ammesso anche la migliore delle ipotesi, e non mi venite a dire adesso pensiamo solo al campo, chi se ne frega in questo momento, adesso parliamo tra di noi, secondo te le cose rimarranno così come stanno o ci saranno qualcuno pagherà per questa stagione, per la seconda parte di questa stagione? Ci sono dei contratti in ballo, innanzitutto dovremo vedere anche a livello societario se ci saranno delle novità, perché lo stesso Campitelli, quando è venuto ospite qui l'ultima volta, non ha escluso nulla. Quindi si parte da una valutazione su quello che sarà a livello della proprietà. E per quanto riguarda poi il fronte tecnico, è chiaro che l'auspicio è quello che ci sia la salvezza. Però è anche vero che questa seconda parte della stagione ha visto un evidente calo di punti del Teramo, un evidente calo della media. Ci sono dei contratti, perché comunque Palladini e Federico hanno contratti per un altro anno e altri due anni, però dovranno esserci nuovi presupposti affinché questo matrimonio possa proseguire il prossimo anno, se ci sarà la salvezza, altrimenti non è detto che se arriva la salvezza automaticamente ci sarà la conferma di allenatore e tecnico, che hanno sì un contratto, ma che da quando sono arrivati a Teramo la squadra ha avuto un calo di rendimento, un calo di punti, e da più 7 rispetto alla zona playout, se non ricordo male, è scivolato in zona playout. Quindi andranno fatte delle valutazioni, tutto può essere, così come bisognerà vedere a livello di proprietà come si metteranno le cose. Intanto 4-0 Roberto Firmino, 4-0 Salà è pazzesco. Comunque sì, chiarissimo il concetto, comunque andranno fatte delle valutazioni. Grazie a Francesco Di Francesco, grazie Francesco. Grazie Ania. Grazie a voi. Grazie Andrea.
Grazie. Grazie a voi che ci avete seguito, ovviamente l'in bocca al lupo più grande che noi possiamo fare, perché al di là delle critiche poi arriva il momento del campo, poi le valutazioni le faremo, le abbiamo già fatte e le continueremo a fare, anche probabilmente se le cose andranno male più dure di quelle che sono state fino ad adesso, però per il momento un grandissimo in bocca al lupo al Teramo, perché sarà una partita veramente decisiva da cui passa gran parte della stagione e del progetto sportivo di rinascita di 10 anni fa dell'era Campitelli. In bocca al lupo al Teramo, grazie a Maurizio da Quinn Regia, con voi ci vediamo martedì prossimo per sapere com'è andata. In realtà, per sapere com'è andata, sintonizzatevi su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre, domenica pomeriggio. Pro Teramo, Andrea? No, pensavo volessi esprimere solidarietà sulle condizioni di Juan Jesus. So che è un giocatore che stimi tanto. Posso dire una cosa? Juan Jesus sta bene con i 4 fischioni che ha appena preso. Dove sta? Aia. Buonanotte! Chiusura al 20.